Benvenuti, buon inizio settimana, buon lunedì e oggi creeremo lo stregatto. Bentornati, bentornati, bentornati su questo nuovo video del canale Humor's Channel. Come vi ho anticipato nell'intro del nuovo video di oggi, creeremo lo stregatto tratto appunto dal nuovo film della Disney con Tim Burton di Alice attraverso lo specchio. Ovviamente c'è già stato un prequel, diciamo il classico film della Disney di Alice che va nel Paese delle Meraviglie per la prima volta. Questo è il continuo perché, come ben sappiamo, ci sono ben due storie che portano Alice nel Paese delle Meraviglie. Io ancora non sono stato al cinema a vederlo, ma ci andrò molto presto, però nel frattempo mi sentivo ispirato da lui e da un altro personaggio che vi farò vedere poi dopo. Intanto cominciamo il tutorial dello stregatto, poi vi faccio vedere una cosina.
bentornati, tutorial di 8 minuti super veloce, più che un tutorial è uno speed sculpting, speed modeling come si può dire in inglese. Sono contento di aver realizzato lo stregatto perché è uno dei personaggi più belli che esistano, pieno di metafore, pieno di indovinelli, sempre sul chi va là, sempre perché, come mai e quando. Quindi un po' pazzo come me, un po' pazzo come tutti noi, pazzi insomma. E niente, come vi dicevo, la sorpresa è che sto realizzando una creazione ispirata appunto alla radice nel paese delle meraviglie, che sarà disponibile in un'app collettivo che stiamo organizzando, che abbiamo organizzato in un gruppo su Facebook. Poi me ne parlerò meglio, perché tanto comunque l'app è il 22 giugno o il 27 o il 28. Non ricordo, però nel frattempo vi faccio vedere cosa sto realizzando. Ho comprato questa cornice da non mi ricordo dove, sì, avete capito bene, non ricordo dove, forse in un negozio di cinesi, probabile, che è di resina, di plastica, qualsiasi cosa essa sia, e ho deciso di antichizzarla. Perdonatemi, oggi proprio lunedì, si vede, si capisce che è lunedì, e sarà con uno sfondo nero, poi tutta bella sporcata con l'oro ducato, che è un oro, diciamo, effetto antico, con il bitume di Giudea sarà grattata, tutto sarà un po' antichizzato, insomma. E su questa cornice ci saranno tre personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie. Il primo che ho realizzato è stato il cappellaio matto, ed eccolo qui. Ve lo faccio vedere in anteprima sul canale, non so se l'avete visto sulla pagina Facebook, ma ho avuto veramente, sono troppo contento, spero lo vediate, sempre nel mio stile ovviamente. Poi vabbè, ho fatto lo stregatto e c'è una sorpresa, ve la faccio vedere adesso. Guardate qua cosa ho combinato. Ho mischiato i pigmenti fosforescenti, cioè quelli che illuminano, quelli glow in the dark, quelli che illuminano al buio, nel colore appunto traslucido. Ok, bianco. Questo pigmento è azzurro, proprio azzurro, non potete capire, non si vede benissimo nella foto, ma vi assicuro che live, l'effetto live è spettacolare, cioè veramente fa un brilla di luce propria. Io non so come facciano ad esistere dei pigmenti del genere. E comunque la composizione sarà più o meno questa, ve la faccio vedere meglio, ve la metto qui così la potete vedere meglio. Ci sarà il cappellaio matto appunto seduto sulla cornice in basso, in alto a destra appunto come vedete c'è lo stregatto, e quindi manca un terzo personaggio che ancora non mi è arrivato, diciamo non si è palesato nella mia mente, quindi prossimamente farò il prossimo personaggio e vediamo se farò anche il tutorial, vediamo se dipende dal personaggio, perché magari fare il tutorial di Alice non lo so quanto possa essere interessante visto che ce ne sono una marea. Comunque, detto questo, vi ringrazio di aver visto il video, grazie mille per i commenti, grazie mille per le condivisioni, grazie di tutto per i nuovi iscritti, benvenuti sul mio canale, spero possano piacervi i miei video, condividete e non mi resta che dirvi una cosa, acchiappatela!